può diventare più facile fallire, finire centrale rischi e quindi con tutte le conseguenze. Prego, avvocato. Ma sostanzialmente possiamo iniziare dicendo che per tutti coloro che pensavano di essere sopravvissuti alla crisi pandemica dopo un lunghissimo periodo di lockdown e magari aver sacrificato anche la produttività ed essere arrivati indenni, diciamo, alle soglie del 1º gennaio del 2021, in quella data troveranno l'Unione Europea che darà il colpo di grazia finale. Perché sostanzialmente entra in vigore, come lei stava anticipando, un regolamento europeo, tecnicamente, specificatamente il 171 dell'ottobre 2017, quindi è un regolamento ampiamente anticipato e redatto e pensato in un periodo ovviamente in cui il coronavirus fortunatamente non sapeva neanche cosa volesse dire. Adesso, come se niente fosse, si applicano conseguenze che vedremo saranno mortali, decisamente mortali. Conseguenze mortali. Avvocato, le chiedo solo di stare un po' più vicino, se no la vediamo troppo in giù, oppure ecco, perfetto. Così va benissimo. Stia così, prego. Conseguenze mortali poi per le imprese anche, non solo per le famiglie, cioè. Certo, perché sostanzialmente viene ridefinito il concetto di default. Il default è l'inadempienza di un'obbligazione verso la banca. Sostanzialmente, se entro 90 giorni il soggetto non paga un credito anche di entità minima, quindi si parla addirittura di 100 euro, e questo, diciamo, inadempimento, questo arretrato perdura per oltre 90 giorni, la banca è obbligata a qualificare questa posizione a default, con conseguente ovviamente segnalazione al centrale rischi della Banca d'Italia, con tutto quello che comporta, che poi anche vedremo, perché non è come prima che una volta pagato l'arretrato, il soggetto ritornava in bonis. Secondo l'effetto di questa normativa, che entrerà in vigore tra i 15 giorni, se il soggetto, una volta pagato l'arretrato, rimarrà segnalato in centrale rischi e in ogni caso la condizione di default verrà mantenuta per altri 90 giorni, lei capisce che è la morte Allora, totale. aspetti. Questo riguarda anche il conto corrente del privato? Certo, riguarda il Cioè, privato. aspetti, io vado in rosso per 100 euro. Allora, lei privato, allora, le distinzioni sono due, i privati e le piccole e medie imprese e le imprese di grandi dimensioni, che sono quelle con più di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato. Se lei ha uno scoperto di 100 euro al suo conto corrente e questo scoperto lei lo mantiene, tra virgolette, cioè non lo paga per oltre 90 giorni, lei viene dichiarato in default. E la sua, diciamo, situazione viene mantenuta per altri 90 giorni dal momento in cui lei paga questi 100 euro. Tra l'altro non succederà più, questa è un'altra differenza, non succederà più come succede adesso che in caso in cui io, ad esempio, un imprenditore, un privato, fa uno sconfino di un conto, in un conto e magari ha altri conti, altre aperture di credito non utilizzate, utilizzate parzialmente, si crea la provvista dal conto in cui è ancora disponibilità per pagare l'arretrato. Ecco, dal 1º gennaio questo non sarà più possibile, cioè la banca sarà obbligata a dichiarare il default pur avendo il soggetto dichiarato in default ampio credito per Cioè, ipotizzo, avendo. se io devo chiudere un conto, lo faccio spegnere, no? Piano piano. È un rischio, per esempio, perché posso andare in rosso. No, se lei ha uno scoperto in conto corrente, ad esempio, ha uno scoperto in conto corrente, magari ha un altro credito, ha Ho un molti più altro. soldi in un altro conto, vengo segnalato lo stesso. Non può più fare questa cosa perché la Esatto. Per banca. le imprese, cosa vuol dire in quel caso? Cioè, hanno un bollino a quel punto, no? E cosa implica questo bollino? Beh, il bollino, diciamo, è un bollone, nel senso che sostanzialmente le imprese, cioè le imprese privati vengono dichiarati, la banca è obbligata a dichiarare il default quando si presentano queste situazioni di arretrato che sono, ripetiamo perché è importante, 100 euro per le private e piccole imprese e 500 euro per le imprese di grosse dimensioni. Quindi è comprensibile a tutti che si sta parlando di soglie veramente minime. Qui c'è un rischio di totale fallimento perché, come è noto a tutti, il soggetto che viene dichiarato in default e la segnalazione di centrale rischi che permane per 90 giorni e poi nel momento del pagamento per altri 90 giorni nel cosiddetto periodo di osservazione, vuol dire la morte, vuol dire Pazzesco.
accesso al mercato del credito magari per una dimenticanza di 100 euro. E Quindi quindi è non evidente. bastava il Covid, ci mette in difficoltà, forti difficoltà, rischiamo fallimento di decine di migliaia di imprese, interviene anche questa normativa. Perché? Sì, ma lei pensa che secondo uno studio pubblicato da Milano Finanze di recente, il 65% delle piccole e medie imprese è a rischio default crack a seguito del Covid. Quindi immaginiamo tra 15 giorni che in una situazione di cimiteriale, chiamiamola così, in questi sensi, l'Unione Europea ci propone come effetto, diciamo, questa nuova normativa. È evidente che è come mettere una bomba in una situazione di assoluta crisi come quella attuale. È evidente che lo stesso settore bancario, il presidente Lavi Patuelli sta intervenendo, sta sollecitando inutilmente il governo affinché si faccia promotore di iniziative di sospensione nei confronti dell'Unione Europea, perché non conviene nemmeno alle banche una situazione di questo genere, perché pensiamo solo ai bilanci delle banche che magari prestano milioni di euro alla società X, e la società Y, ovviamente, il guadagno delle banche è riavere il milione di euro indietro più la plusvalenza, chiamiamolo così, di interessi, spese e commissioni. Ecco, nel caso in cui questa posta viene scritta a bilancio come un utile, perché alla fine rientreranno interessi e spese, improvvisamente la banca, il soggetto che ha ricevuto il prestito, si dimentica di pagare la rata. Rientra nel circolo mortale del default e quindi della segnalazione conseguente alla cessione dei rischi con impedimento di accesso al mercato del credito, e quindi la situazione veramente ha un degrado Perché la banca immediato. non può neanche metterlo in bilancio dicendo quel milione me lo riprendo quello che ho prestato, E perché no, non è una volta detto. no. All'inizio la posta era inattiva, però ovviamente si trasforma in NPL, per cui è Ah, evidente che ecco. le banche presteranno estrema cautela Perché nel il governo è prestare. sordo su questo? Come, scusi? Perché il governo è sordo, non interviene, non posticipa? Questo a me non deve chiederlo, magari se ci sono dei politici lo chiederà loro. Io so, guardi, le dico solo questo. Alcuni colleghi parlamentari Sollevato il tema, sì. hanno chiesto proprio al ministro Gualtieri di intervenire su questa questione. Da quello che so, non hanno ricevuto nessun tipo di risposta. Ecco, mi sembra veramente una situazione paradossale, quasi grottesca, che in una situazione di questo genere, con norme create per blindare le banche, però in un periodo pre-pandemico, cioè Bene. possono entrare in vigore tra 15 giorni nel silenzio generale, perché al di Esatto. là della stampa di settore non se ne occupa nessuno. E ne Questo è abbiamo il parlato noi punto. questa sera. Grazie davvero all'avvocato Paolo Quaggetto. Come sempre, raccontiamo cose che non si sanno. Grazie.